Pensaci! Dimmele! Senti, Fra! Sparale! Io sto già esaurita per le domande che mi faranno i parenti la sera di Natale! Secondo voi che devo fare? Allora, intanto stai calma, respira e riempiti di pazienza. E poi? E poi gli dici che se riaprono bocca la prossima domanda te la fa dal comandante del commissariato a sti prolungamenti da asciatica. Sì, comincia a stare caldina, se no te escono le bolle pure sul cuoio capelluto. Ho capito, Fra, ma è possibile che ogni anno una se deve subire interrogatorio senza avvocato? Quando hanno preso Rina c'aveva più diritti di me, mannaggia i canditi del panettone! Sì, cerca l'angolo della pace e metteteci in punizione. Scusa lei, ma perché? Ma che te chiedono i parenti? Sempre le stesse cose! Ti sei fidanzata, ti sei ingrassata, quando ti sposi, ma non li vuoi figli! Ma mannaggia le corna dei renne del Babbo Natale, ma non gli esatite fa affari loro a sti inviati improvvisati de Barbara D'Urso? Sì, cerca la Valle del Respiro e fateci una fattoria. Le, piccolo hamburger in un mondo dei vegetariani. Mo lei te l'ha detto un po' con sti modi da Corriere dei Bartolini, però c'ha ragione. Digli gentilmente di farsela affari loro e basta. Ma io lo faccio, il problema è che loro continuano. E se loro continuano glielo ridici, ma meno gentilmente. Tipo, oh anzi, ma sbracata la membrana dove vai? E ma la prossima domanda che mi fai, te faccio pippare zucchero a velo del Pandoro finché non svieni con picco glicemico. La contessa De Bussi voleva dire che a quel punto se ti stanno dando fastidio glielo puoi dire pure in modo un po' più assertivo. No, non intendevo questo, per me era proprio un consiglio letterale. Ok. Ma che ok, le, scusaci, ma secondo te gli può dire una cosa del genere a uno zio? Ho capito, Fra, mannaggia la bruttezza dei camicette sotto i maglioni, ma una può sopportare ogni volta sto resoconto della vita sua a fine anno fatto da persone che il più grande successo nella vita che hanno raggiunto è stato riuscire a installare WhatsApp sul telefono. Ma come perché, le? Come perché? Ma che ne hai visto che i parenti che te fanno ste domande c'hanno la vita più banale di uno schiaffo su una chiappa mentre stai a pezzo? La contessa Carlini Sforza voleva dire che molto spesso le persone criticano la vita degli altri per convincersi che la loro sia meno deludente di quello che è. Ho capito, e quindi io che devo fare? Gli dici che in giardino ha scavato 5 buche e che non vedi l'ora di scrivere i nomi sui cartellini che ci ha messo vicino. Sì, penso che forse sia un tantino eccessivo. Infatti, non so se ci riesco a scavare le buche. Ma non devi scavare buche, le, è un modo di dire, mannaggia la sincerità dei leggings. Stai calma. Ho capito, ma se gli doveva spiegare una cosa a questa, Montessori cambiava lavoro. Ma è possibile che è tutto così difficile con te? No, ci, tu devi respirare. Ho capito, Fra, ma questa deve pure imparare a farsi rispettare. Ogni volta mi pare di parlare con un labrador cucciolo orfano sotto la pioggia. Ma chi sei, Barbie Orgoglio Ferito? Ci, cerca il filo della tranquillità e fateci il corredo. Le, piccolo bancomat in un mondo d'evasione fiscale. Mollete l'ha detto un po' con sti modi da spallatore di carbone sul Titanic. Però c'ha ragione, una in certe occasioni deve pure farsi rispettare. E se poi s'offendono? Ma la togli da davanti, per favore? Stai calma. Toglimela da davanti, ho detto, prima che la sdraio dentro una station wagon senza i sedili di dietro. Vabbè, stavolta c'è da dire che il dubbio è lecito, però. Infatti, se gli rispondo male, il rischio che s'offendono c'è. Ho capito, ma quando t'offendono loro a te, il problema non se lo pongono mai, mannaggia le calorie del fritto. Sì, cerca un'immagine di speranza e contemplala da seduta. Le, piccola immunodepressa in un mondo dei raffreddori. Mollete l'ha detto un po' con sti modi da custode dello sfascio. E in linea di massima non c'ha nemmeno torto. Io però, se posso dire, questa escalation di violenza la eviterei. Ho capito, Fra, ma questi ogni anno te se mettono intorno a punzecchiatte tipo cappotto del faghiro. Una non è che se può stare sempre zitta. La sensazione è quella, in effetti. Lo so, ma tu devi pensare che un terzo so persone anziane e un terzo so persone poco acculturate. E l'altro terzo? L'altro terzo so solo stronzi, le. C'ho sconvolta! E noi esasperate. Che sconsolazione. Ma quindi non ho capito che cosa gli devo dire. Allora, fa così, esagera. Appena entri spalanca la porta e urli: allora, mi sono ingrassata, il fidanzato ho lasciato, il lavoro va bene e siccome non voglio figli mi so cucita la gnagna. Io mi chiedo come sia possibile che a casa tua ancora non t'abbiano disconosciuta. Perché andà a trovare un'altra stella splendente che gli illumina il cammino. Scusate, ma quindi io che devo fare? Allora, andiamo per esclusione. Pensi che le frasi che ti dicano corrispondano a verità invece di essere delle frasi di persone che nella loro vita non sono riuscite neanche a stare simpatici ai loro genitori? Non credo. Appunto. Pensi che ci sia modo di far capire a una persona ignorante che le sue frasi possono ferire quando non è neanche in grado di capire che il maglione che si è messa non si abbina coi pantaloni e le scarpe? Non penso! Appunto! Pensi che i loro consigli su come stare al mondo siano efficaci visto il risultato che hanno avuto sulle loro vite? Ne dubito! Appunto! E allora la risposta è una sola, le. E cioè? E cioè chi devi ignorare come i messaggi di sessantenni su Instagram? Sì, te l'ha detto un po' con sto stile da Fabbro de Macerata, però è così. E se li ignora loro insistono comunque? Eccolo, Mi sta salì! Che cosa? Oh, scatarro di esasperazione! Perché non ce la faccio più con te, lei, mannaggia il pastorello che dorme. Ma è possibile che non sei capace di dirgli a uno: sì, guarda, scusa, è che mi avresti un attimino sfragassato il cazzo. Lady Oscar voleva dire che se per te questo è un problema molto pressante, devi farglielo presente. E se s'offendono, pazienza. Faccio così allora. Sì, lei, pure perché è vero che perdere la pazienza è come perdere la battaglia. Però vedrai che dopo una sediata sulle gengive ti senti molto più leggera. Sì, te posso dire? Sto misto tra Gandhi e lottatore de wrestling è un po' too much. Allora faccio così. Sì, senza sediata magari. Però fatti rispettare. Ma dici? E scusa. Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.